Con questa dimostrazione, intitolata Il fratello morto, vorrei cercare di spiegare come a Lodi Teatre l'attore e il regista collaborano per creare uno spettacolo. Però prima devo spiegare alcuni dei nostri termini di lavoro. Potrei dire che l'attore è la persona che fa azioni. A differenza di un movimento, un'azione è qualcosa che cambia. Deve cambiare il tono muscolare del torso dell'attore, cambiando di conseguenza la percezione dello spettatore. Agire sulla scena non è lo stesso che agire nella vita quotidiana. A teatro un'azione non deve essere necessariamente realistica, però deve essere reale. Deve ricreare sulla scena un equivalente delle forze presenti nella vita quotidiana. Un attore deve imparare a fare azioni reali. Questo a Lodi Teatre succede con il training. Lavorando con esercizi che insegnano al corpo dell'attore a pensare, rendendolo vivo. I principi che vi guidano un'azione reale e di conseguenza gli esercizi sono diversi. Vi è sempre un inizio e una fine, e il percorso fra questi due punti non è lineare, ma contiene un cambiamento. Allora un esercizio consiste sempre almeno di tre fasi. Un inizio, uno, un cambiamento, due, una fine, tre. L'equilibrio è spostato dal centro e sotto controllo. Il peso si trasforma in energia. Ogni esercizio contiene una opposizione. L'opposizione si può manifestare sotto forma di diverse direzioni. Mentre vado giù col ginocchio, vado su con il braccio. L'opposizione si può manifestare anche con quello che all'Odin Theatre chiamiamo sats. Il sats è il momento nel quale si raccoglie l'energia prima di lasciarla entrare in azione. Sats. Sats. L'opposizione si può ottenere costruendo una resistenza. Volendo camminare avanti, posso mettere una resistenza al piede. Volendo andare giù con le ginocchia, posso mettere una resistenza al bacino, che spinge verso l'alto. L'esercizio è coerente, sto combattendo con lo spagnolo, perché ho vissuto gli ultimi tre mesi parlando spagnolo. L'esercizio è coerente. Segue una logica che non è casuale. Per esempio, l'impulso dato dalle anche. Oppure spostarsi in senso opposto a quello delle braccia.
L'esercizio obbliga a essere presenti qui ed ora, a concentrarsi su quello che è necessario e non su quello che è decorativo. Un'azione, oltre a essere reale, viva, cioè che implica la spina dorsale e il torso, deve anche essere credibile. Una condizione per fare credibile un'azione è la precisione delle estremità, dei piedi, delle mani, degli occhi. Posso trovare diversi modi di camminare, di usare le mani, di dirigere lo sguardo. Gli esercizi si mettono insieme in una sequenza. Il passaggio da un esercizio all'altro crea nodi, impulsi e controimpulsi, cambiamenti ulteriori. Lavorando per uno spettacolo, all'Odeon Theatre, gli attori, basandosi in un tema, un testo, un'immagine, un compito tecnico, devono creare una sequenza di azioni che devono essere capaci di ripetere. Chiamiamo questa sequenza di azioni una partitura, un termine che viene dalla musica che indica una successione di note. Questa è, per esempio, una partitura. La partitura si può modellare attraverso il ritmo, facendola, per esempio, lentamente.
oppure veloce. I ritmi possono cambiare all'interno della partitura. La qualità di energia della partitura può essere forte. Suave. O mista. La partitura può essere ridotta nello spazio mantenendo tutti gli impulsi originali. La partitura può essere colorata con un aspetto estroverso. O introverso. La partitura può essere trasposta dall'intero corpo a solo una parte del corpo, per esempio il viso. Posso trovare l'equivalente di una partitura con la voce. E siccome non c'erano più speranze di pace dopo 4 primavere, il soldato tirò le conseguenze. O con un oggetto. Posso modellare la partitura come se fossi un soldato. O come se fossi una farfalla. La partitura può essere creata componendo un'azione alla volta e addizionandole o improvvisando. Quello che è essenziale è che la partitura è fissata nei suoi minimi dettagli per poterla ripetere sempre uguale. La partitura è come il materiale con un blocco di marmo che si presenta al regista. Insieme l'attore e il regista scolpiscono per estrarre la statua. In questo caso il lavoro verso lo spettacolo è cominciato con una poesia di Georg Johannessen, un poeta contemporaneo norvegese. La poesia dice: stanotte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Stanotte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato, mi disse: non sopravviverai sulla strada con queste domande, gli dissi, sono le mie risposte. Per sognare bisogna dormire. Allora ho trovato una serie di posizioni, dormendo e svegliandomi su una sedia. Thank you.
Ho ripetuto questa sequenza che avevo fatto seduta in piedi. Basandomi sul verso che dice «Stanotte ho corso con la luna su una strada», ho fatto una improvvisazione. Per spiegarvi un modo di pensare che ci può essere dietro un'improvvisazione, vi racconterò, e questo è qualcosa che non facciamo mai, vi racconterò le motivazioni che hanno provocato le azioni di questa improvvisazione. La luna è rotonda come un viso e piena di buchi. Sulla luna camminano gli astronauti. La luna dei libri per bambini è sottile e con un naso. Nello spettacolo Talapot tiravo fuori da una cassetta alcune fotografie e le lasciavo cadere per terra. Una di queste era la fotografia del primo astronauta sulla luna e questo successe il giorno del mio compleanno. E lo vidi alla televisione. Attorno alla luna ci sono le stelle. Cerco di prenderle. Penso se devo rimetterle dove erano. E decido di no. Per terra. Basandomi sul verso che dice «Stanotte ho sognato di salvare altre vite che la mia», ho fatto un'altra improvvisazione che vi mostrerò senza spiegazioni. Con tutto questo materiale, cioè la composizione della sedia e le due improvvisazioni, ho fatto un primo montaggio utilizzando due oggetti, una rosa e una benda. Vi ho mostrato questo per la prima volta ad Eugenio Barba, il regista dell'Odeon Theatre.
Eugenio mi ha chiesto di cambiare la disposizione nello spazio e di usare gli oggetti al contrario. Prima la rosa e poi la benda. Questo di fare il contrario è qualcosa che dice spesso quando non sa cosa fare. Dovevo cominciare come se stessi appoggiata contro un muro. La prima azione è ridotta. Questa azione devo farla all'indietro come se volessi toccare il muro e anche dall'altra parte. Questo è stato tagliato. I passi sono ridotti. Anche questo devo farlo all'indietro come se volessi toccare il muro. Questo è stato tagliato. Quando la sedia si sposta e cado indietro, devo lasciar cadere la rosa per terra. Faccio i passi senza l'azione delle braccia e come se volessi calpestare la rosa, ma all'ultimo momento non lo faccio. La luna la faccio all'indietro come se volessi toccare il muro e le fotografie come se volessi accarezzare il muro. Il soffio comincia dal muro per arrivare dove va. Prendo solo due stelle e mantengo la posizione mentre avanzo fino alla benda che prendo. Utilizzo l'oscillazione per mettermi la benda. Devo andare per terra dietro alla rosa. A questo punto comincio a dire il testo della poesia di Georg Johannesen, che dico testo, 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 fino a quando rimango con le spalle contro il muro. Stanotte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Stanotte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie risposte. Dopo questo primo montaggio,
Ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se questi stessi materiali fossero presentati in un altro modo, con un'altra cornice. E abbiamo deciso di cambiare il vestito. Con questo costume molte cose sono cambiate. La rosa non è più in mano, ma nel taschino. Molte azioni sono state ridotte ancora di più e alcune sono state suddivise in fasi. Per esempio, volendo prendere la rosa, suddivido l'azione 1, 2, 3, 4. Stanotte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Stanotte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie risposte.
A questo punto mi sono state date altre due poesie. Una del poeta messicano Octavio Paz e l'altra del poeta turco Nazım Hikmet. Per creare materiali per queste poesie ho usato altri procedimenti. La poesia di Octavio Paz dice: è una strada lunga e silenziosa, cammino nel buio, inciampo e cado, mi alzo e calpesto con piedi ciechi le pietre mute e le foglie secche, e c'è un altro dietro di me che le calpesta, se mi fermo si ferma, se corro corre, guardo indietro nessuno, tutto è scuro senza uscita e giro e rigiro per incroci che portano sempre alla strada dove nessuno mi aspetta né mi segue, dove io seguo un uomo che cade e si alza e nel vedermi dice nessuno. Per creare materiali per questa poesia ho preso ispirazione dalla pittura. Ho scelto tre quadri di Delacroix e ho cercato di ricreare nello spazio il loro movimento e dinamismo. Questo è il primo, il cavaliere che esce dal mare. Il secondo, i posseduti di Tangeri. Terzo, la morte di Lara. Il primo. Il secondo. Il terzo. E questo è il modo in cui il testo è stato montato con le azioni. È una strada lunga e silenziosa, cammino nel buio, inciampo e cado, mi alzo e calpesto con piedi ciechi le pietre mute e le foglie secche, e c'è un altro dietro di me che le calpesta, se mi fermo si ferma, se corro corre, guardo indietro nessuno. Tutto è scuro e senza uscita, e giro e rigiro per incroci che portano sempre alla strada dove nessuno mi aspetta né mi segue, dove io seguo un uomo che cade, si alza e nel vedermi dice nessuno. La poesia di Nazım Hikmet dice: sei uscito di prigione e appena uscito, ecco, tua moglie è incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria e tu sei fiero e pieno di rispetto. Fa fresco, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria e al primo piano la macellaia ricciuta, i grossi segni appoggiati sul davanzale, contempla il tramonto. La notte è caduta a un tratto, la passeggiata serale è terminata, una macchina della polizia entra nella vostra strada, tua moglie sussurra, andrà a casa. Per creare materiali per questa poesia ho usato la musica. Lascio che la musica
determini le mie azioni. Anche per trovare il modo di dire la poesia di Hikmet ho usato la musica. Ho scelto alcune melodie e ho inserito il testo su queste melodie. Sei uscito di prigione e appena uscito ecco tua moglie incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria e tu sei fiero, pieno di rispetto. Ripeto il testo mantenendo la struttura della melodia, però senza farlo evidente. Sei uscito di prigione e appena uscito ecco tua moglie incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria e tu sei fiero e pieno di rispetto. Fa fresco, una freschezza, come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. No. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria e al primo piano la macellaia ricciuta. I grossi seni appoggiati sul davanzale contempla il tramonto, la notte è caduta a un tratto. Fa fresco, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria e al primo piano la macellaia ricciuta, i grossi segni appoggiati sul davanzale contempla il tramonto, la notte è caduta a un tratto. La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa. La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa. Mettendo il testo con le azioni hanno subito notevoli adattamenti.
Per esempio, i passi sono fatti in un tempo molto più breve. Sei uscito di prigione? È appena uscito. Ecco, tua moglie è incinta. Questa azione è diventata, hai vente quasi fino al naso? Questo è diventato, tua moglie e il suo peso sacro alla porta? Questo è diventato, e tu sei fiero e pieno di rispetto. Questo è diventato, fa fresco, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Questo è diventato, hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. Questo è diventato, la notte è caduta a un tratto. Questo è diventato, la passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa? Stanotte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Stanotte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie risposte. È una strada lunga e silenziosa. Cammino nel buio, inciampo e cado. Mi alzo. E calpesto con piedi ciechi, le pietre mute e le foglie secche. E c'è un altro dietro di me che le calpesta. Se mi fermo, si ferma. Se corro, corre. Guardo indietro, nessuno. Tutto è scuro e senza uscita. E giro e rigiro per incroci che partono sempre alla strada dove nessuno mi aspetta né mi segue, dove io seguo un uomo che cade e si alza e nel vedermi dice, nessuno. Stanotte ho corso con la luna su una strada, mio fratello morto. Sei uscito di prigione e appena uscito, ecco tua moglie incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai ventre quasi fino al naso. Tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria.
E tu sei fiero e pieno di rispetto. Fa fresco, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano, attorno alla macelleria, e al primo piano la macellaia ricciuta, i grossi seni appoggiati sul davanzale. Contempla il tramonto. La notte è caduta un tratto. La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa? Tutto questo lungo lavoro sui dettagli, ripetendoli e affinandoli, è la fase più importante del processo creativo, è quello che chiamiamo l'elaborazione. È durante questa fase che si crea la unità e la organicità fra testo e azione, lasciando che lentamente, attraverso tutta questa artificialità, riappaia nuovamente la vita come una seconda natura. È il momento in cui lo spettacolo comincia a decidere da solo. I testi, il materiale proposto dall'attore, le idee o le immagini proposte dal regista sono punti di partenza. Quello che è interessante e affascinante è vedere come queste visioni si incontrano e si scontrano per trasformarsi in qualcosa che sorprende sia l'attore che il regista, qualcosa che acquisisce una vita propria. Bertolt Brecht è riuscito a descrivere questa sua situazione nella poesia La vita di Galileo, sul dramma La vita di Galileo, dedicata all'attore Charles Laughton. I nostri popoli erano intenti I nostri popoli erano intenti a scannarsi, mentre noi, chini su quaderni consunti, cercavamo termini nei dizionari. E molte volte cancellavamo i nostri testi e poi, di sotto le cancellature, portavamo di nuovo alla luce le espressioni di prima. Insieme cominciavamo a seguire quello che i personaggi e le azioni dettavano, un nuovo testo. Continuamente mi trasformavo in attore, mostrando gesta e cadenza di un personaggio, e tu ti trasformavi in scrittore, eppure né io né tu uscivamo dall'ambito del nostro mestiere. Durante questa fase di elaborazione mi hanno chiesto di mostrare pubblicamente i materiali e mi hanno chiesto un titolo. Pensando alla primera... Pensando alla prima poesia, ho proposto due titoli. Correre con la luna o Il fratello morto, ed è stato scelto il secondo. Una volta scelto il titolo, o una volta che il titolo ci ha scelto, il regista si è chiesto, chi è il fratello morto? E questo è quello che mi ha scritto. Evidente, il primo fratello morto è Abele, che ammazzato da suo fratello, Caino. Poi vi è Romolo, che assassina Remo. Vi sono le coppie fratello-sorella, come Antigone e Polinice. A volte queste coppie sono anche amorose, incestuose, come Giovanni e Annabella, in Peccato che sia una squadrina, di John Ford, che Artaud considerava la migliore tragedia elisabettiana. Pensa alla poesia di Pierpaolo Pasolini, poeta comunista, dove parla di suo fratello. Piango ancora ogni volta che ci penso per mio fratello Guido, un partigiano,
ucciso da altri partigiani, comunisti, sui monti maledetti di un confine disboscato. Anche il drammaturgo tedesco Heiner Müller parla del fratello morto, ma lui pensa al rapporto scrittore-attore. Lo scrittore è Abele, l'attore è Caino, è l'attore che ammazza lo scrittore. Lo scrittore protesta, ma come? Sono io che allevo la carne da mangiare, da sacrificare a Dio. Abele, infatti, era pastore. L'attore replica, la terra è mia. Caino era agricoltore. Dice Müller, che cosa fa l'attore? Si mangia il testo dello scrittore e lo vomita coperto dalla bava della propria psicologia, delle proprie intenzioni ed emozioni. Müller propone che l'attore componga sequenze di azioni sulle quali, in una fase successiva, venga posato il testo rispettandone l'autonomia. Allora, in teatro, il fratello morto è il testo? L'attore è Caino che ammazza o è Iside, la dea egiziana di fronte ad Osiride, suo fratello morto? Iside ricongiunge i pezzi smembrati del fratello e questi ricrescono e germogliano. Il fratello morto resuscita a nuova vita. Successe nel primo deserto. Due braccia scagliarono una grande pietra. Non ci fu un grido, ci fu sangue. Ci fu per la prima volta la morte. Ma non ricordo, fu Abele o Caino. Stanotte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Stanotte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie domande. È una strada lunga e silenziosa. Cammino nel buio, inciampo e cado. Mi alzo e calpesto con piedi ciechi le mie tremute e le foglie secche. E c'è un altro dietro di me che le calpesta. Se mi fermo, si ferma. Se corro, corre. Guarda indietro, nessuno. Tutto è scuro e senza uscita, e giro e rigiro per incroci che portano sempre alla strada dove nessuno mi aspetta né mi segue, dove io seguo un uomo che cade e si alza, e nel vedermi dice, nessuno. Mio fratello è morto, si è uscito di prigione, e appena uscito, ecco, tua moglie incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro la porta con civetteria. E tu sei fiero e pieno di rispetto. Fa fresco, una freschezza come mano di bimbi infreddolita. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria. E al primo piano, la macellaia ricciuta, i grossi seni appoggiati sul divanzale, contempla il tramonto. La notte è caduta un tratto. La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa? Mi hanno fucilato in un angolo solitario dei monti. All'ora di preghiera il mattino, fra i sassi steso, allungato, sanguinante, mi hanno fucilato! Ah! I miei sogni più scuri che la notte, e nessuno per vederci un buon augurio.
La mia vita finita prima del tempo, nessun libro lo può spiegare. Un ufficiale invia un messaggio cifrato e mi hanno fucilato. Nessuna inchiesta, nessun giudizio. Mia sorella racconta questa storia così. O potranno pensare che sia una favola. Scordare, scrivevi sulla spiaggia, il vento lo cancellò, rimasi sola guardando il mare. Dolce ricordo di maggio, quando sotto il sole la tua bocca si aprì in un bacio, come una pesca piena di miele. La tua bocca si aprì in un bacio, come una pesca piena di miele. Ferita d'amor la tua bocca. Mi hanno fucilato con questa poesia del poeta curdo Ahmet Arif. Il fratello morto si conclude. Fare domande che può essere in parte sul lavoro che abbiamo fatto stamattina e sulla dimostrazione. Usate questo tempo perché non ci sarà poi. Capitato di usare due volte la stessa partitura, cioè non è mai capitato di usare due volte la stessa partitura per due spettacoli diversi? Sì, o per due poesie diverse, o per due momenti diversi, che si possono usare talmente tanto che non penso che qualcuno si accorgerebbe alla stessa partitura. Quando ho costruito il mio primo solo, il castello di Rossebron, all'inizio era l'idea di fare una dimostrazione di lavoro. Allora facevo vedere alcune partiture che avevo lavorato, e in particolare me ne viene una che avevo lavorato per Giovanna d'Arco nel Vangelo di Oxyrhynchus, e avevo una scena in cui camminavo così. Nel castello di Rossebro ho usato la stessa partitura, però lì sto dicendo una poesia di Essenin sulla cagna. Allora questo è stato cambiato a questo, ed è una cagna che cammina sulla neve, per cui è scivola sulla neve. Per cui la partitura è la stessa, però
sono cambiati dei dettagli che poi cambiano in relazione al testo che dico. Stamattina Eugenio ha detto che quel testo lo dico, il testo si è venuto alla mia porta e l'ha bussato, che lo dico nello spettacolo Le farfalle di Donna Musica. In realtà viene da Caosmos, che è un altro spettacolo, ma tutte Le farfalle di Donna Musica, che è un solo, è stato costruito con le partiture di Caosmos, per cui di nuovo sono state riutilizzate, il personaggio è lo stesso, per cui lì le partiture sono più vicine. E l'ultimo solo, anche il terzo, il personaggio che non può morire, il quarto, quello. Il terzo è Maria. Ave Maria c'ha il personaggio di Mr. Peanut. E nel castello di Rozzebro faccio questo. In Ave Maria quasi non lo ricordo più che viene dal castello, perché si è trasformato tanto nel nuovo spettacolo. E nel personaggio che non può morire, anche lì c'è una partitura che viene dal castello. Però la musica è diversa, per cui mi cambia totalmente la partitura. E in Compassione, che è l'ultimo, questo spettacolo è partito dal fatto che non volevo che gli spettacoli di gruppo sparissero, e per cui ho usato le partiture di Tebe, il tempo della febbre gialla, dell'albero e della vita cronica. E lì la grande differenza è che gli spettacoli di gruppo hanno sempre gli spettatori sui due lati, mentre Compassione è frontale. Per cui tutta la trasformazione della partitura per avere una relazione frontale con il pubblico invece che sui due lati. C'è, che il Nodo Interpreti è un gruppo molto ecologico, che ricicla. Che c'è lo spettacolo nello scheletro della balena, c'è la partitura di Caosmos, e i testi del Vangelo di Oxyrhynchus. Per cui, e di nuovo, c'è una grande partitura, ma a quel tempo Eugenio era molto interessato su questa vita delle partiture che sembra mettere sempre più radici e come vive in modo indipendente dal testo, dalla narrazione, dal significato, e ha una vita propria, e più è proprio cognac. Cioè c'è più, vai avanti, più distilli e più diventano intrise di informazioni. Posso? Io avrei una domanda riguardante i quadri. Le volevo chiedere, ma lei su cosa si sofferma maggiormente quando prende ispirazione per creare
nelle sequenze, per esempio nei quadri che ci ha mostrato uno, e due, in un futuro, se noi volessimo prendere ispirazione da determinati quadri, ci consiglia di prendere ispirazione da quadri attinenti al monologo, al testo che stiamo, su cui stiamo lavorando? No, il consiglio è di prendere ispirazione da quadri che ti danno informazioni dinamiche. A prescindere. Sì. All'inizio è più facile con esseri umani. Cioè, nei quadri ci sono proprio delle posizioni molto dinamiche delle persone che tu puoi semplicemente copiare, no? Ieri avevo scelto alcune dove c'erano proprio, dove la sensazione che stavano correndo eppure sono fermi su un pezzo di carta. Io adesso uso anche quadri astratti, perché anche i quadri astratti hanno un movimento, un fuoco, colori, però è chiaro che lì è più difficile scegliere. Quando ho scelto Delacroix era in parte perché quando ho cominciato a fare questo lavoro era il tempo in cui la politica non era più di moda e io volevo fare qualcosa di politico. Sì, la prima poesia che mi ha dato il genio era proprio quando io gli ho detto vorrei fare qualcosa di politico, e Delacroix ha delle immagini proprio archetipiche. Per cui quando dovevo scegliere mi hanno portato, ero a Padova, mi ricordo un tournée, mi hanno portato molto i maestri del colore e scegliessi Delacroix, perché è molto dinamico Delacroix, c'ha veramente... E qui tu vedi il collo del cavallo e il collo del cavallo, il collo del cavallo e il collo del cavallo. E poi c'ha le zampe come se si sono cadute, come se cadono le onde, con questo sono più, c'è questo che ha le braccia alzate, che corre, e poi c'è l'altro che guarda indietro. Con molto di là è un po' diverso, perché lì è come se tu hai la sensazione che questo quadro va tutto di là, però allo stesso tempo c'è il corpo in guardando verso l'alto. Allora faccio questo, poi c'è il braccio, però dopo voglio ridire, la direzione principale è di là. E per cui dipende un po' come ti lasci ispirare, non perché devi fare esattamente quello che c'è, ma qualcosa che ti aiuta. E per me è quello che vi ho detto ieri, come io potevo trovare qualcosa che mi facesse muovere in modo diverso da quello abitudinario che mi veniva dalle improvvisazioni. E i quadri e la musica. No, volevo chiederle se l'organicità che ha detto che ad un certo punto arriva diventa evidente sia per lei l'attrice che per il regista nello stesso momento, e quindi cioè, più che altro mi interessa sul momento in cui lo fissate e il momento in cui poi dovete riprendere uno spettacolo, se effettivamente cambia poi qualcosa, ricomincia un certo tipo di percorso e può cambiare quanto. Questa è una domanda che fanno molto spesso e
che ho la sensazione di non avere una risposta, perché non è che ad un certo punto funziona, allora ok, ma è come se il processo continua, continua, cambia, cambia, poi cambia piccoli dettagli, poi forse non cambia, poi dopo lo fai vedere. Noi sempre abbiamo una fase finale degli spettacoli dove facciamo vedere gli spettacoli a tutte le scuole di Vossebrod, per i bambini piccoli, grandi, i liceali, e ognuno come reagisce e ci dà informazioni su quello dove l'attenzione cade, dove guardano rispetto a dove è la scena principale. E allora lì entrano nuovi cambi. Poi quando facciamo lo spettacolo, man mano che lo incorporiamo sempre di più, a volte ci sono delle tendenze che ad un genio non vanno bene, per cui cambia di nuovo. E per cui non è che c'è la sensazione, ah, adesso è pronto. Sì, abbiamo sempre una data in cui presentiamo lo spettacolo, e di solito 3 giorni prima diciamo, oddio, com'è possibile? Però è come se è lo spettacolo stesso che decide. Non sono né io che sono in scena, né Eugenio come regista che... L'altro giorno tu hai lavorato con La Casa del Sordo, un altro spettacolo che sono 3 anni che c'è, per correggere alcuni dettagli, perché una tendenza aveva allontanato da cose che erano state fissate. Non so, e tu rispondi in un altro modo? No, perché me l'ho visto. Perché è come se devi avere, almeno come primo spettatore che guarda e conosce lo spettacolo, devo sempre avere la sensazione che quello che l'attore fa desta o desti delle associazioni in me. Se perde questa forza o questo carattere o questa capacità, allora so che devo intervenire. Ma è una cosa totalmente soggettiva, non è che è un criterio applicabile da tutti. Oggi abbiamo sentito Paolo che parlava dell'immaginario e stiamo parlando di improvvisazione. È come se quando gli spettatori cominciano ad avere immagini e ad improvvisare loro, allora quello dobbiamo mantenerlo vivo. Però quando succede può essere in momenti molto diversi delle prove. Sì, io volevo chiederle quale metodo utilizza per preservare la voce e cambiarla in un istante, dal passare dal fare un discorso chiaro, quindi un monologo, a un canto molto diverso, quindi come riesce a regolare i tempi di respirazione in quel momento. Questo avviene dal lungo periodo di prove, cioè c'è qualcosa che si chiama training. Fai un training vocale che ti permette di avventurare, di trovare diverse voci, di sorprenderti. Poi c'è tutto il lungo periodo di prove, e durante questo è come se il corpo incomincia a sapere come deve respirare, quando la voce è forte, quando è soave. E durante tutto questo processo piano piano si incorpora, per cui non è qualcosa che io ho un metodo, dico 1, 2, 3, 4 e lo metto.
è ripetizione, sì, il metodo è quello, ripetere, ripetere, ripetere. Domani lavoreremo un po' sulla voce. C'ho altre due impostazioni che sono sulla voce, che parlano. Ci sono tantissimi modi per trovare la voce che usi in uno spettacolo, la voce che usi per una frase. E chiaramente qui il passaggio più forte è fra la spiegazione e l'essere nell'azione. E lì, ma per marcare anche per voi la differenza, normalmente abbasso un po' di tonalità quando sono in scena. È anche una concezione diversa dello spazio, perché quando parlo e spiego è come se parlo lì, ma quando sono in scena parlo rotondo. Cioè, chiaramente voi dovete sentire, ma lo spazio della voce è un altro, è più rotondo. Parliamo di termini come ripetizione, fissare e riprodurre e imitare. Con fissare e ripetere, noi non intendiamo paradossalmente ripetere precisamente ogni movimento, ogni tempistica alla perfezione, cioè in ogni spettacolo, in ogni ripetizione. Non ci saranno mai gli stessi identici movimenti, non ci saranno mai gli stessi identici dettagli. Quindi per ripetizione e fissare, se non si intende tanto riprodurre il più precisamente possibile come l'ho fatto prima, o aver interiorizzato al meglio il movimento, cioè il renderlo più organico e naturale o il ripeterlo più precisamente possibile. Stiamo parlando di una parola anche molto complessa, che è la precisione. Che cos'è la precisione? Non è l'essere esattamente uguale, ma è quello che è necessario. Allora, una cosa che dico spesso per spiegare la precisione, quando stiamo facendo un seminario sulla precisione con tutto il gruppo, e Jan Ferser, che è attore musicista dell'Odin, disse: quando Eugenio ci dà l'appuntamento per essere in sala alle 11, non è importante che siamo alle 11, ma che può essere alle 11 e 2, alle 11 meno 5, ma è importante che siamo lì prima che Eugenio entra. Allora, questa è una specie di necessità che determina la precisione. Quando tu parli di interiorizzare, non è che è dentro, oggi abbiamo parlato di anima, di cuore, è incorporato. E allora quello che diventa importante nella ripetizione è che tu ripeti come se ci fosse sempre lo spettatore. Per questo per me è molto utile che Eugenio è lì a vedere le prove o anche il training, perché ingaggio il corpo in un altro modo, perché è necessario che quello che faccio non è solo per me, ma per qualcuno che vede, che ascolta, che percepisce da fuori. Allora questo incorporato ha molto a che vedere con l'esterno, perché questo fa che tu usi
il corpo ingaggiando tutta l'energia necessaria e incorporare in questo modo attraverso la ripetizione ti fa fissare di un altro modo. E noi siamo abbastanza precisi, cioè non è che se noi facciamo questo, poi il giorno dopo facciamo questo, il giorno dopo facciamo questo, no, e dobbiamo ritrovare la tensione fisica, la relazione con l'esterno, il perché lo stiamo facendo, la relazione col testo, con le luci, con gli altri, e tu lo ritrovi per ogni spettacolo. Però nel momento in cui tu lo incorpori, scopri qualcosa di nuovo, ma non che cambi, scopri di più. Cioè è come se dentro questo che tu fai c'è molto di più, e voi l'avete fatto stamattina, cioè anche se ripetevate lo stesso, però scoprivate sempre più informazioni, più elementi. Ed è questo che nel fissare, nel ripetere è importante, per cui non puoi fissare e ripetere una specie di forma esteriore, ma neanche pensare, ricordo le immagini, lo sento e allora viene uguale. No, è proprio il ritrovare quelle tensioni muscolari, quei cambiamenti, quella necessità ogni volta che ripeto. Sempre su questo argomento posso? No, no, perché poi in realtà non è niente di... però siccome mi dicevo che mi aveva colpito molto questa cosa della riproducibilità, no? La riproduzione come industria. Non è industria, è come se fosse sempre la ricerca di quella motivazione che poi Ceselli migliori, ma che diventa sempre manufatto, mai industria. Sì. No, perché io mi sono trovata colpita mentre eseguivo in una ricerca estetizzante, come, no? Acquisisci un gesto e godi del gesto che hai acquisito, ovviamente senza il giudizio degli altri, lo godi di per te, quindi è già questo forse sbagliato all'interno della costruzione. Almeno io mi sono fermata nel momento in cui tu hai detto non cercate l'esteriorità, appunto, non cercate la bellezza, non cercate la cosa, ma è come ritornare dentro un altro tipo di ricerca, che non è, allora, è vero che abbiamo sempre il pubblico, lo spettatore davanti, l'occhio esterno, diciamo, che ci osserva, però in qualche modo è anche un non essere dipendenti, è molto delicata la... Ma in realtà Paolo, quando ha usato una terminologia che io non userei mai, ma ha ripetuto quello che io vi ho detto stamattina, cioè questo accogliente, no? Lo sguardo che accoglie. Lo sguardo accogliente è quando io vi ho detto non imponete, non siate voi a decidere, ma scoprite dentro quello che fate cosa succede. È lo stesso che ne parlava Paolo. Cioè, la cosa più importante, credo, è il non voler esprimere, ma lasciare che l'espressione venga da quello che fai. E per cui scoprirlo anche nel tuo lavoro e anche nel fare spettacolo quando tutto è super fissato. E quello che è interessante per me, per esempio con lo spettacolo Il Vangelo di Oxyrhynchus, che avevamo solo quello spettacolo in quel periodo, andavamo in tournée, ed era uno spettacolo duro, non era di quelli che ti sollevano, era... Io facevo del training al mattino,
quel training che non aveva niente a che fare con lo spettacolo, però mi aiutava a ritrovare ogni sera la vita. E per cui a volte sono cose che proprio non c'entrano niente con quello che fai, che aiutano a ritrovare quella ripetizione che è viva. Grazie. Questo è un posto particolare che chiamerei quasi una radura in mezzo al bosco del teatro, e ha una caratteristica che alcuni gruppi di teatro hanno sviluppato, quello di pensare il teatro come una casa che accoglie. Penso che per voi sarà una buona esperienza fare un giro e vedere come il teatro non si riduce solamente a questa sala, ma c'ha di tutto. Quindi, con Natalì, se vuoi mostrarle, abbiamo circa mezz'ora e poi possiamo ritornare qui. Ci prendiamo un po', ci riusciamo e poi rientriamo.